Ave Rode. Ave, Marco Proculo. Tu sei il benvenuto nella mia casa. Quali ordini rechi da Roma? L'imperatore vuole che sia fatto un censimento. Un censimento? Qui in Giudea? Ma sarà una cosa molto difficile. Ci saranno dei disordini, la gente si ribellerà. Re Erode, gli ordini dell'imperatore non si discutono, vanno eseguiti. Certamente, gli ordini dell'imperatore non si discutono, ma vanno solamente eseguiti. E così come l'imperatore comanda, verrà indetto il censimento in tutto il territorio della Giudea. Siamo con il signor Alessio Spina, in arte Erode. Allora, signor Erode, buonasera, come sta andando la serata? Sta andando benissimo, con molta soddisfazione, con molta partecipazione da parte della gente. Mi sembra una bella serata. È vero, quest'anno davvero una numerosità di presenze elevatissima e sono soltanto le 18, per cui fino insomma, al termine davvero vedrete tanta gente, ma soprattutto rimarrete concentrati nella parte, perché vi vedo tutti concentratissimi. Allora, questa è una scena importante, spieghiamola ai nostri telespettatori. Sì. E questa è la scena in cui Erode riceve un messo da Roma con l'ordine di indire il censimento in tutto il territorio della Giudea. E Erode è perplesso perché sicuramente insorgeranno dei disordini, dei disappunti nella gente, però è ordine dell'imperatore, bisogna eseguirlo. Quindi io mi adeguo agli ordini dell'imperatore Augusto. Anche lei è una presenza storica di questo presepe vivente, la cosa bella è sicuramente l'unione, la partecipazione di tutti coloro che ci mettono davvero cuore, anima, passione per la riuscita di questo evento. L'entusiasmo è fondamentale, io lo faccio da tanti anni, sempre con grande piacere e con grande coinvolgimento. Ringraziamo naturalmente anche tutte queste bellissime ancelle. Le artigiane. E anche lui, il musicista invece? E lui è il maestro di corte, sì, con le percussioni, allieta la serata. Ed eccoci con Michelina e il piccolo, tu come ti chiami? Domenico. Domenico, Domenico, cosa stai mangiando? Mica stai mangiando questo formaggio? Ok, Domenico sta mangiando il formaggio e fa bene perché è un formaggio buonissimo. Allora Michelina, qui siamo in una bottega degli antichi mestieri e dunque voi avete fatto il formaggio in questo caso che Domenico sta mangiando? Sì. Ecco, ne avete fatto tanto, eh? Abbastanza. Ricordiamo tra l'altro che la popolazione proprio di San Polo è una popolazione che nasce anche come pastori, è una popolazione anche di persone appunto che portavano il gregge in transumanza, per cui ovviamente tra i lavori, gli antichi mestieri di questo popolo c'è anche questo. Tra gli altri lavori che invece troveremo all'interno di questa postazione cosa c'è? Niente, ci sta la tossatura della lana, poi ci sta fanno il telo, potete pure entrare ed andiamo a vedere, venite con noi. Ed eccoci in questa bottega degli antichi mestieri qui a San Polo Matese in compagnia della signora Franca. Signora Franca, allora qui abbiamo visto all'esterno c'era una postazione col formaggio realizzato proprio dalle donne del posto. Ottimo, è vero, è vero. Invece qui che cosa state realizzando? Sempre ovviamente un lavoro che riguarda la pastorizia perché insomma abbiamo detto i pastori portavano il gregge sui monti qui del Matese e poi con il latte del gregge c'era appunto il formaggio, ma con la lana, che cosa si faceva? Sì, venivano realizzate le calzine, bello, cappellini, tutto, insomma, per l'inverno qui a San Polo è abbastanza freddo e quindi... Ovviamente la lana è quella che copriva di più. Sì, certamente. Allora, la signora cosa sta facendo? Sto cardando la lana, quindi si fanno tanti filetti piccoli per poi passare alla tessitura. Ecco, poi si passa alla tessitura, quindi qui alla sinistra, lei come si chiama signora? Maria. Maria, lei cosa invece fa? È un tappetino che poi uno può usufruire come una copertina oppure come un qualcosa da mettere in testa per il freddo. Esattamente, quindi un lavoro d'equipe, invece lei cosa sta realizzando? Sto districando un gomitolo di lana appunto per realizzare poi coi ferri
queste belle calze anche per bimbi, per adulti, quello che si riesce a fare, insomma. Ci portiamo avanti queste tradizioni già tramandateci dalle nonne, dalle nostre mamme, e cerchiamo di tenere in piedi qualcosa di veramente bello. Giuseppe, eccolo qua, Giuseppe si è svegliato. Allora, Giuseppe ha appena ricevuto una notizia in sogno dall'angelo, l'angioletto che si chiama? Vanessa, che appunto ha un assistente che si chiama? Nicole accende la luce in questa postazione. Dicevo, annunciano a Giuseppe nel sonno che cosa? Sono venuta alla conoscenza che Maria aspetta un bimbo che non è naturalmente mio, ma è d'opera dello Spirito Santo, e quindi io devo essere in grado di essere contento della notizia e non di rimanerci male di tutto ciò che mi è venuto, insomma, nel sogno l'angelo mi ha detto. Esatto, questa è un'edizione, la 37esima edizione. Tu in quante edizioni hai partecipato? Io 10 anni fa ho fatto San Giuseppe con mio figlio piccolino, che era il bambinello, il Gesù, e mia moglie. Questo è il decimo anno che partecipo io, ogni anno una scena diversa, sì. Ecco, Giuseppe però ti appartiene come ruolo, eh? Magari spostato nelle varie postazioni, però ci sono. Insomma, la cosa bella di questa manifestazione, di questo evento, qual è? È l'unione insomma che ci dà questa manifestazione, che tutto il paese, tutto, no, che non è un, insomma, un grandissimo paese, ci unisce ad interpretare queste scene e a mandare avanti, insomma, questa grande cosa che è il presepe vivente di San Polo Matese. In compagnia di Valentina Capra e Valentino Spina, tra gli organizzatori di questa 37esima edizione. Sicuramente un plauso per l'organizzazione riuscitissima e per le numerosissime persone che si stanno riversando in piazza e in tutte le cantine che sono state da voi animate. Sì, è vero, le persone che sono arrivate a San Polo oggi sono veramente tante. Magari è stata anche la nostra stella cometa, la novità dell'anno, a portare un po' di gente in più. Ecco, aiuta sicuramente il clima in tutto questo, no pioggia, no nessun agente atmosferico che disturba, ma le attrattive sicuramente sono quelle che stanno richiamando le persone. Allora, 20 scene, tra le più importanti abbiamo ovviamente quali? Il filo conduttore del presepe vivente è proprio la venuta del Messia in mezzo a noi, e quindi parte tutto con il fidanzamento di Maria e Giuseppe, per poi procedere all'annunciazione e la visitazione di Santa Elisabetta, e poi si procede nelle varie situazioni che si sono venute a creare a quel tempo, per poi arrivare alla Natività. Ecco Valentino, è un lavoro che sicuramente vi ha preso tantissimo tempo nell'organizzazione già da diversi mesi a questa parte. Beh sì, sicuramente, però con l'aiuto di tutti si riesce a portare avanti un bel lavoro che è sotto gli occhi di tutti. Ecco, quindi ringraziamenti per questa 37esima edizione a chi vanno? A tutti, alla parrocchia, all'amministrazione comunale, alle singole persone che hanno partecipato con il loro tempo libero, partecipando dalla mattina, appena uno aveva 5 minuti disponibili, si sono dedicati al presepe e tutto.